Diciamo che le assemblee dei cittadini hanno sostanzialmente, mi verrebbe da dire, quattro attori fondamentali, che sono ovviamente i cittadini, i partecipanti, gli esperti, gli stakeholders, ovvero i portatori di interesse, che sono generalmente coloro che intervengono nelle sessioni formative e informative, e poi c'è il ruolo fondamentale dei facilitatori di tavolo. A queste persone, che ormai hanno, diciamo, una professione codificata, spetta il ruolo fondamentale di far emergere tutte le voci presenti al tavolo, creare un clima di equità, un clima disteso, dove chiunque si possa sentire a proprio agio ad esprimersi, e sta alla bravura dei facilitatori, appunto, far individuare quelle che possano essere le persone magari più timide o che possano esprimere maggior difficoltà ad esprimersi, e far emergere appunto anche il loro pensiero. Questo può nascere già dalle fasi iniziali dell'icebreaking, quando si appunto cerca banalmente di far conoscere i partecipanti al tavolo tra di loro,